Meteo nuova settimana. Un grande vortice insisterà sull'Italia. Ma ci sono importanti notizie dell'ultima ora. I tempi previsti per la nuova settimana sono importanti nell'ultima ora. In effetti, la nuova settimana si aprirà in nome di un'Italia divisa in due sul fronte meteorologico. All'unica mano avremo un grande vortice ciclonico. Sull'altra mano invece un contesto di pressione in una fase di recupero evidente. Dopo un fine settimana destinato a finire di nuovo sotto l'influenza dei primi nuovi disturbi autunnali, gli effetti di un'Italia sono davvero divisi in due sul fronte del clima meteorologico sarà chiaramente conosciuta da lunedì 25. Come la mappa che proponiamo di seguito ci mostra. Le regioni del sud e parte del distretto Adriatico centrale dovranno comunque affrontare il famigerato vortice equinozio che si è verificato sul nostro paese proprio intorno all'equinozio autunnale. Situazione sinutica a questo motivo su queste aree continuerà a fare un capriccio per offrirci scenari con sfumature autunnali grigie, con piogge sparse e anche alcune tempeste. Possiamo anche notare bene in questa seconda mappa incentrata per il giorno di lunedì 25 settembre, in cui sono rappresentate le precipitazioni programmate per l'intera giornata. Nelle aree colorate in verde, possono essere rilevati accumuli vicini a 40 mm di pioggia, l'equivalente a 40 litri per metro quadrato. RAIN in programma per lunedì 25 settembre. Invece, un altro lato paese sarà, in questo caso le regioni del nord e gran parte settore tirrenico, dove la pressione inizierà a dare segnali di aumento e ritorno a buon tempo stabile sarà una conseguenza ovvia. Sebbene il grande vortice continuerà a disturbare soprattutto il sud martedì 26, alcuni residui treno anche in quello mercoledì 27 in Calabria. L'anticlone africano tornerà con per avvicinarsi al bel paese l'intenzione causare l'ennesimo colpo coda. Sarà da giovedì 28 che tutta l'Italia tornerà sotto una calda coperta anticiclonica destinata a durare almeno fino ai primi 56 giorni di ottobre. In faccia della stabrata si direbbe. Sì, perché in questo giunto la maggior parte d'Italia si troverà a gestire un calore davvero fuori stagione e quindi con temperature ancora una volta fortemente al di sopra della media. In breve, all'orizzonte nessun cambiamento di armadi. Per capirci meglio,